Tre sconfitte, chiamatele come vi pare, mini crisi, quello è, ma secondo me è più un calo a livello magari mentale. Dobbiamo cercare di cambiare quei piccoli dettagli che nelle ultime tre partite stanno facendo la differenza per gli altri, perché secondo me come gioco ci siamo, magari a volte siamo andati, parlo anche delle partite scorse, un po' troppo orizzontali e perdiamo dei palloni che poi ci possono far male, perché se veniamo colpiti in campo aperto, insomma, a volte si crea parità numerica o addirittura superiorità numerica per gli altri, che ci può far male. Abbiamo lavorato in settimana sotto questo aspetto, secondo me oggi abbiamo fatto meglio sotto questo aspetto, però è chiaro che dobbiamo migliorare anche tutto il complesso. Dovevamo far arrivare meglio la palla agli attaccanti sicuramente, passare di più dal centrocampo e non far arrivare solo palloni sporchi a Tommasini e a Cuppo. È complice anche magari il momento, un po' di paura, un po' il gruppo un po' giovane, però dobbiamo uscirne come gruppo e penso che dalla prossima partita ci ricompatteremo tutti quanti e spero che anche lo faccia tutto l'ambiente, compresi i tifosi. Cosa vi hanno detto i tifosi alla fine? So che siete rimasti, ho visto che siete rimasti a parlare con loro, vi hanno battuto le mani, però vi hanno detto anche qualcosa, cosa? No, ci hanno detto chiaramente che dobbiamo insomma ricompattarci, stare sul pezzo fin dalla prossima partita, che loro comunque ci stanno vicini anche in questo momento, però è chiaro che dobbiamo dare un segnale anche noi e in questo momento insomma non ci stiamo riuscendo, vorremmo essere tutti più felici, diciamo, sia noi che voi, che tifosi, insomma. Ti chiedo una cosa, Riccardo, perché oggi sostanzialmente, a parte quell'episodio al 93esimo, una ripartenza quando oramai stavate cercando tutti il gol del pari, avete concesso un'azione sola, alla Carrarese avete subito gol. Dalla quell'azione di Cicconi che si è accentrato, poi il taglio verso l'area di Panico, potevate fare di più tu a Pierno? Ce la puoi leggere tu che eri lì? Beh, è chiaro, quando si subisce gol si può sempre fare di più, se no il gol non si subisce, le partite finirebbero tutte 0-0. Chiaro che c'è stato questo cambio gioco, se non l'ho rivista bene, ma c'è stato questo cambio gioco, c'è stato un attacco alla profondità, poi è tornato indietro, ha calciato, io ho cercato di mettermi davanti all'ultimo momento, è chiaro che ha fatto pure un bel gol, c'è da dire che ha fatto anche un bel gol lui, magari si poteva fare qualcosa di più. Secondo me sul cambio gioco si poteva essere un pochino più aggressivi, cercare di non far rimbalzare la palla e ripartire, però è chiaro che poi a bocce ferme è tutto più semplice, poi se la palla va fuori, siamo qui a parlare di che oggi abbiamo subito tre tiri in porta e solo uno dentro lo specchio, perché alla fine è quello, oggi abbiamo subito solo un tiro. È chiaro che nei momenti di sfortuna ci sta anche questo, nei momenti negativi c'è anche un pizzico di sfortuna. Ecco, Riccardo, tu sei stato protagonista con Zeman di quell'annata che è storia, no? Con Insigne, Immobile, Verratti. Quel Pescara a novembre a che punto era? Se non ricordo male non eravamo quelli che eravamo dopo gennaio, sicuramente ci sta un periodo dove si fa fatica magari a comprendere i tempi e ci vuole un po' di tempo. È chiaro che poi quando si indovinano i tempi e le cose vengono tutte a memoria, poi le cose sono molto più facili e i meccanismi sono più automatici e si rischia anche di meno, perché magari una mezzala rimane in appoggio e l'esterno va dentro col tempo giusto, il taglio dell'attaccante è perfetto e si riesce a fare. È chiaro che ancora non siamo a quel livello, però ce la stiamo mettendo tutta per arrivarci il più presto possibile.